È il Grosseto ad aggiudicarsi il derby della Maremma contro il Follonica Gavorrano, vincendo per 1-0 al termine di una gara equilibrata e combattuta per tutti i 90 minuti. I padroni di casa si schierano in maglia bianca con il 4-2-3-1, i biancorossoblu invece scendono in campo con il 4-3-1-2. Al secondo il Grosseto rompe subito gli indugi e si rende pericoloso con Marzielli. Filippi si attenta e blocca la conclusione. Risponde al quinto minuto Losicco con un tiro però docile da fuori area su suggerimento di Nardella. Al decimo minuto il Grosseto va vicino al gol con Cretella che colpisce il montante alla destra di Filippis. Dopo i primi minuti giocati a buon ritmo, la parte centrale della prima frazione viene spezzettata da qualche fallo, ma il Follonica Gavarano al trentesimo reclama per un fallo subito in area da Botrini, per l'arbitro è tutto regolare. Al 36esimo ci prova Ampollini impattando di testa su calcio di punizione battuto da Modic, la palla termina sopra la traversa. Allo scadere della prima frazione è Marzielli a tentare la girata in area servito da Grasso, l'attaccante del Grosseto trova all'esterno della rete. È l'ultima occasione del primo tempo che si chiude sullo 0-0 dopo i 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Pronti via, il Grosseto trova subito il vantaggio a inizio ripresa, Grasso trova ben appostato Romairone che di prima intenzione batte verso la porta con il piattone trovando il gol dell'1-0. I padroni di casa passano così in vantaggio contro il Follonica Gavorrano, che risponde subito al 48esimo con Regoli, servito centralmente da Pino. La palla termina al lato, il Follonica Gavorrano ha provato subito la reazione. Occasioni da una parte e dall'altra con l'ingresso di Suare che vivacizza il Follonica Gavorrano. La più brutta occasione arriva al 77esimo con Mauro che da posizione di attaccante riceve proprio da Suare. Calcia ma trova la risposta del portiere, la palla termina poi in fallo laterale. All'80esimo, dopo un batti e ribatti in area, ci prova anche Emilio Di Erna, che prova a scavalcare il portiere con un pallonetto. Raffaelli blocca la sfera. Il Grosseto si rivede in avanti con Rinaldini, che all'82esimo impesserisce Filippis con un tiro da fuori. Il portiere in tuffo respinge. All'89esimo, azione manovrata del Follonica Gavarano, che porta Pignatta al tiro da fuori. La sfera termina alta sopra la traversa. L'arbitro concede poi 5 minuti di recupero per il concitato finale, durante il quale arriva la clamorosa traversa di Emilio Di Erna, di testa al 92esimo su calcio d'angolo. È l'ultima occasione, al triplice fischio dell'arbitro vince così il Grosseto che si aggiudica il derby della Maremma per 1-0. 3, 2, 1, go!